Un progetto di alternanza scuola-lavoro, quello organizzato da Estra SPA con due scuole superiori della provincia di Siena. Vediamo il servizio di Catiuscia Vaselli. Si chiude il progetto Energicamente, che ha visto protagonista Estra SPA con Legambiente, che è stato accolto dall'Istituto San Rocchi di Siena con tanti ragazzi al lavoro su due progetti che riguardano appunto l'ambiente. Oggi i risultati del progetto Alternanza Scuola-Lavoro presentati di fronte alla grande platea dei ragazzi che ci hanno lavorato. Emma e Filippo sono la testimonianza di questo progetto di Alternanza Scuola-Lavoro. Oggi presentiamo i risultati, Emma per l'Istituto dell'Energia e Filippo per il liceo scientifico. Allora, intanto vogliamo sapere da voi com'è stata questa esperienza e siate sinceri, non formali. È stata un'esperienza secondo me molto importante e molto utile, perché personalmente per me e per i miei compagni di classe ci ha permesso di vedere cose che abbiamo studiato per mesi su dei libri, ed è stata un'esperienza importante perché abbiamo capito veramente ciò che solitamente siamo obbligati a vedere da un'immagine, e quindi è stato anche più facile comprendere le cose, invece solitamente ci vuole molte ore di studio e ci ha permesso anche, diciamo, di vedere cosa possiamo andare a fare dopo questa scuola, quante sono le varie opportunità di lavoro che ci potrebbe offrire Estra o anche altri enti che riguardano l'energia qui in Toscana. Filippo, invece arriviamo alla parte del liceo scientifico, qual è il lavoro che avete svolto voi e che cosa ne pensi di questo progetto? Allora, nonostante siamo del liceo e quindi abbiamo intrapreso un cammino di studi più teorico rispetto a loro che hanno una cosa un po' più pratica, più tecnica, il progetto è stato molto interessante, forse proprio per questo, perché abbiamo avuto la possibilità di vedere anche le cose nel pratico, magari cose che noi abbiamo studiato solo veramente totalmente in modo teorico a fisica, e magari vederle anche applicate appunto al mondo dell'energia. Oltre a questo abbiamo avuto anche la possibilità di collaborare con professionisti nel campo del montaggio video, dell'editing, perché la nostra parte del progetto era dedicata alla comunicazione, quindi noi dovevamo creare un video in cui fossero contenuti un po' quello che era stato fatto durante questo progetto d'alternanza, quindi interviste anche a enti che appunto lavorano nel suolo senese anche per l'efficientamento energetico.